Radio Viola. Radio Viola, il GR sportivo di Lady Radio. Eccoci qua, 12 e 30 minuti puntuali per il primo Radio Viola della settimana qui su Lady Radio con Duccio Mazzoni che vi sta parlando, pronti a raccontarvi cosa succede in città, cosa succede nel mondo dopo la vittoria del mondiale da parte dell'Argentina, e a mano ci avviciniamo anche alla ripresa della Serie A con la Fiorentina ovviamente protagonista. Parleremo di questo e molto altro insieme a voi. 3925 727775, numero per i vostri sms e whatsapp testuali e vocali, 0555 72637, il numero invece per chiamarci in diretta con le classiche telefonate. Saluto Luca Paradisi al coordinamento tecnico, ritrovo con molto piacere dopo qualche lunedì di assenza un po' mia, un po' sua, un po' di tutte e due, Leonardo Petri. Ciao Leonardo. Salve a tutti, buongiorno, buon pomeriggio. E poi c'è un opinionista, buon mondiale, atteso da ieri alle 7 e 10 circa, che è Lorenzo De Santis, perché insomma, attenzione, quando si parla di Argentina giorno, si parla di Lorenzo. Se Adani ha pianto, voglio sapere cosa ha fatto Lorenzo De Santis. Cosa hai fatto Lorenzo ieri alle 7, ora italiano ovviamente. Buongiorno, ben ritrovato. Noia molto forte, ma meno teatrale, diciamo, assolutamente. Da questo punto di vista c'è grandissima gioia, felicità per una nazione a cui sono molto legato, per tanti amici che hanno giustamente gioito e che gioiranno chissà per quanto, perché questa in Argentina sarà una festa, io credo che si protrarrà per lo meno un mese e mezzo, poi posso sbagliare per difetto, però ecco, poi noi rimaniamo sempre italiani, e quindi poi questo mondiale che è stato controverso, per certi versi ha fatto molto discutere, ci ha regalato una finale straordinaria per emozioni, intensità, ecco, finisce con l'auspicio che il prossimo possa toccare anche a noi finalmente ritornare con la nostra in nazionale, senza più doversi trovare un'altra squadra per cui fare il tifo, senza più dover gioire solo per l'eliminazione di nazionali rivali, perché insomma credo che l'abbiamo già fatto per diversi anni, anche troppi. Eh beh, assolutamente, è chiaro che questa è una festa che l'Argentina aspettava da tantissimo tempo, no? Ed è chiaro, Leonardo e Lorenzo, che è Messi la da una vita, la vittoria di Messi, che porta Messi dove? Cioè è il cerchio che si chiude il mondiale, secondo te? Poi no, sentiamo, stai calmo. No però questo è un tema in Argentina, Lorenzo, cioè il fatto che Messi raggiunge o supera Maradona in Argentina rappresenta un tema, oppure è solo una disquisizione che facciamo noi lontano e a loro non interessa niente? Aggiungo una disquisizione temporale, no, nella diversificazione tra Messi e Ronaldo, tra i fenomeni che hanno accompagnato quest'epoca, Lorenzo. In Argentina, se tu fai questa domanda alla la stragrande maggioranza delle persone, ti risponderà che Messi e Messi e Maradona e Maradona hanno avuto la fortuna di goderseli entrambi con le loro diversità, chiaramente, perché poi sono giocatori che grandissimi, anche se in modo diverso, uno solamente magari che ha incarnato l'aspetto calcio con le sue debolezze, le sue fragilità, le sue umanità, l'altro che forse è stato proprio il calcio, però chiaramente con una parte significativa anche del suo carattere che ha sempre fatto discutere. Quindi mentre magari Messi ha un certo tipo di profilo, Maradona è un qualcosa che poi non solamente in Argentina ha diviso tanto, però io credo che oggi sicuramente l'Argentina, dopo 36 anni senza mondiale, in 12 mesi si è trovata a vincere la Coppa America e il mondiale, quindi io credo che sicuramente uscita dalla selezione di Messi, che poi dopo qualche partita la giocherà ancora anche solo per il gusto di poter giocare con la sensazione di essere stato campione del mondo, lo farà ancora, però è chiaro che termina un ciclo dove però l'Argentina credo che si affaccia con positività, con entusiasmo, con ottimismo, perché poi abbiamo visto, solo per citarne due, Julian Alvarez e Enzo Fernandez, sono due giocatori
che hanno 1,21 anni, 1,22, credo che per, almeno per i prossimi 10 anni. Io impazzisco a pensare che la Fiorentina poteva prendere Julian Alvarez. No, ma perché? E non lo ha fatto semplicemente perché così ancora non aveva incassato i soldi di Vlahovic e gli pareva troppo investire 20 di clausola recessoria. Però non c'è stata nessuna trattativa. Mamma mia. Ha detto Burdisso. Allora non hai ascoltato, frate. No, io facevo no. Per dire, sono d'accordo. Io trovo che chi non ha accelerato, o come direbbe Pradè, non ha attaccato Julian Alvarez potendolo fare, deve cambiare mestiere ieri. Beh, Lorenzo, questo è un tema già detto, no? È già ripetuto, insomma, però purtroppo funziona così. Ma purtroppo non hanno ancora cambiato mestiere. No, purtroppo non è arrivato, però Lorenzo si è sempre sgolato. È un problema non solo di Firenze, certo, non c'è dubbio, è vero. Se uno pensa che in tutti e due i giocatori sono costati complessivamente meno di 40 milioni, uno poteva avere un centrocampista come Enzo Fernandez, premiato ieri tra l'altro come miglior giovane del torneo, e un attaccante come Julian Alvarez. Ma stiamo scherzando. E questo fa capire come, tanto più oggi, secondo me, in un momento di grande difficoltà, di grande restrittezza economica per tanti club, diventa e non è più un manifesto o un qualcosa buttato là solo per io sono assolutamente d'accordo sul fatto che il problema è il calcio italiano, ma anche non investire, esatto, 35 milioni su De Paul all'Udinese, ma è una cosa aberrante. Ma quanto vale De Paul oggi? 50-60? Lorenzo, insomma, È difficile fare valutazioni perché poi dopo il mondiale schizzano completamente, però è chiaro che questo ci diciamo, cioè, oggi il nostro movimento, che non solo come nazionale ma anche come movimento calcistico italiano, soffre tanto perché vediamo che tanti acquisti sono di giocatori a parametro zero dal grande nome ma in fase ormai un po' discendente a fine stagione, sono operazioni magari sempre con timore, con paura, quando c'è da andare a prendere un giocatore giovane, quando c'è da andare a fare un investimento. E poi dopo i pochi club che invece questo lo fanno, e penso all'Udinese, penso all'Atalanta, penso al Sassuolo, anche pochi altri club, poi dopo spesso e volentieri si giovano poi di questi rischi, di questi anticipi di cassa, perché è chiaro che quando sei in una posizione come il calcio italiano adesso rispetto a qualche anno fa, meno di prestigio, devi andare a accelerare, perché poi dopo, quando ti trovi a competere con squadre della Premier, è chiaro che poi un giocatore comprensibilmente spesso orienta la sua decisione da un'altra parte. Stamani c'è un ascoltatore che ci chiedeva se Nico Gonzalez è tecnicamente campione del mondo. No, tecnicamente no, perché non era nella lista, però era nella lista. Cioè, era nella lista, però quella consegnata poi dopo l'infortunio, no. Cioè, è stato sostituito. Tecnicamente no. Tecnicamente no, però moralmente sì. E devo dire che la scelta di Scaloni di chiamare tutti coloro che hanno fatto parte del percorso, Lorenzo... Scaloni, che anche ieri ha fatto di tutto per non vincere il mondiale. Nonostante Scaloni, certo, però meno male non ha vinto Deschamps. Perché sarebbe stata una vergogna che il peggiore allenatore del mondiale vincesse il secondo mondiale consecutivo. Sì, poi insomma, la scelta Deschamps di Scaloni non è proponibile. È stata una scelta conservativa, Lorenzo, che stava per andargli male anche con l'Olanda e che gli è andata bene due volte. Però al di là secondo me Scaloni è stato molto coraggioso all'inizio, sì, quando ha messo Di Maria e ha fatto una partita stratosferica a sinistra. E io non me l'aspettavo, ma poi durante la partita gli viene il braccino a questo ragazzo, che può essere anche comprensibile, però da un allenatore ha rischiato interim forte a vincere Coppa quell'altro America invece e il mondiale. Ma lo sai, quell'altro, a parte la partita con la Tunisia a qualificazione assunta, peraltro persa, ha fatto sempre la stessa formazione, sempre lo stesso modulo e sempre gli stessi cambi. È una cosa incredibile. E stava per vincere anche lui il secondo mondiale. Allora, dicevo, lo fa anche in paradisi l'allenatore come Deschamps. Dicevolo a Lorenzo su Gonzales e Quarta, che erano presenti ieri per quello che poi aveva voluto Scaloni, cioè che tutto il gruppo fosse il più vicino possibile. Sì, è quello. Io credo sia stata molto bella anche l'immagine comunque di Agüero, del Kun Agüero, che poi dopo sappiamo si è dovuto ritirare anticipatamente per problemi di saluto al cuore, che poi insomma era sempre stato una figura comunque negli anni passati di questa nazionale, è stato e rimane per me uno dei più grandi centravanti e attaccanti della storia, insomma un giocatore delizioso. Poter festeggiare anche lui con questa nazionale in una festa che avrete visto insomma
immagini, video, tutta l'Argentina si è scatenata con un tenore altissimo veramente, quindi diciamo che credo che poi al netto di certe valutazioni corrette da fare, quindi di certi rischi che si sia preso per una gestione un po' troppo conservativa a volte Scaloni, poi nel calcio alla fine rimangono i dati dicono che Scaloni in 12 mesi ha portato, cosa che non è mai riuscito a nessuno, una Coppa America e un mondiale a casa. Chiaro che poi ci hanno messo tanto gli interpreti, perché poi insomma oltre a Messi diciamo Enzo Fernandez, Julian Alvarez, un portiere in uno stato di grazia eccezionale, e proprio in questo a me l'Argentina ha ricordato molto questa Argentina Italia 2006, dove sembrava ci fosse un filo invisibile che la legava a questa Coppa, la trascinava verso questa Coppa, perché se uno pensa anche solamente alle occasioni, la parata mostruosa di Martinez al 120esimo, il gol sfiorato di Mbappé al 123esimo, significa che proprio insomma era scritto nelle stelle che questa Coppa dovesse tornare in Argentina. Sì, poi anche tutto il cammino che è stato, insomma, a parte la semifinale con la Croazia, che è stata forse la partita più semplice, no? Però Polonia, Messico, la sconfitta all'inizio con l'Arabia Saudita, insomma. Uno sceneggiatore non avrebbe saputo. Sì, che poi naturalmente una situazione del genere dove ci si trova una nazionale che perde la prima partita, vince a fatica un girone, vince tranne la Croazia, fatica le altre e riesce a trionfare nello stesso stadio in cui aveva perso la prima partita. Ma poi cioè, l'Argentina 2-0 con l'Olanda, 2-2 rigori, sì. Di nuovo 2-0, 2-2, e io lì ho subito pensato alla mano tesa fra Maradona e Messi, come nell'86 con 2-0 la Germania, 2-2, poi gol di Burruciaga, qui poi il 3-2 c'era stato di Messi, poi è arrivato anche il 3-3. Detto questo, ora parte la stella Mbappé. Adesso, dopo tanti anni, il calciatore più forte del mondo non è più argentino. O comunque non c'è più una dicotomia, ma c'è subito uno che svetta su tutto il resto. Insomma, ora, adesso. Quando Messi ancora fra qualche anno smetterà. Sì, certo, adesso... però è chiaro che con il mondiale, insomma, si sublima tutto. Lorenzo, buona festa, grazie e ci sentiamo presto qui sulle diarie. Aspetta, no, voglio chiedere una cosa, che esula dall'Argentina su Amrabat. Vai. Sì, certo. Voglio chiederti se questo mondiale, che per me è stato molto molto sovrastimato a livello fiorentino, perché ora che questo sia nella top 11 del mondiale mi pare veramente eccessivo, ma che l'avevi visto in mondiale. Devo dirti, a tuo avviso Amrabat avrà tanti estimatori che busseranno alla porta della Fiorentina, oppure, e che tenteranno la Fiorentina, oppure la bolla Amrabat si sgonfierà velocemente? Io credo che ci saranno delle proposte, dei tentativi di portare Amrabat in una squadra importante, perché comunque, ripeto, quello che ha fatto in questo mondiale sicuramente è rimasto negli occhi a tanti. Credo che non andare a concretizzare o a massimizzare questo il valore adesso possa rivelarsi una bolla se trascinata fino al prossimo mercato. Mi auguro di no, perché vorrebbe dire che poi Amrabat sarebbe riuscito a... Beh, tradotto, te se ti arriva un'offerta da 40 milioni glielo porteresti in collo. T'aiuto io se tu ce la fai da solo. T'aiuto io. Però tanto poi non lo sostituiscano, Lorenzo, è un problema. Quello è un altro discorso, però io credo che a certi valori, anche considerato poi tutto quello che è il fair play oggi e bilancio, a certi valori con fare una considerazione del genere non sarebbe sbagliato. No, è vero. Insomma, questo è il parere di molti, su questo siamo clamorosamente tutti d'accordo. Lorenzo, grazie. Ciao, ancora Lorenzo. Un abbraccio. Grazie, alla prossima. Grazie a Lorenzo De Santis. Il discorso Amrabat, io credo siamo soltanto agli albori. Stamani un ascoltatore ci ha scritto: voi sembra quasi che vorreste vendere Amrabat. No, questo ha ragione, però, perché qui si rischia l'istigazione alla cessione fatta a un club e non vedrò mai da ogni cosa. Quindi dobbiamo stare attenti, perché poi non sostituiscono mai. Però noi parliamo come se si fosse, noi si parla come se fossero normali, nel senso come se fosse una società di calcio normale, ma non lo sono, e non essendolo bisogna anche essere prudenti, non istigarli a fare una cosa che già da soli hanno una voglia di farla. Però un nostro amico ci ha chiamato, ci ha mandato un messaggio l'altro giorno, ha detto una cosa giustissima:
ora i marocchini non vanno comprati, vanno venduti. Perché, capito? Sì. Perché ormai i marocchini hanno fatto il loro tempo. Per esempio, c'è chi ci scrive: sono una bolla, non posso. È irreplicabile. È uno, è come uno che compra Dellas dopo l'europeo. Bravo. Dellas fece un europeo. Dellas. Pareva Beckenbauer. È vero, quello pareva fece Beckenbauer. Gol nella finale. Come si chiama? Caristeas, che fu comprato dall'Ajax e dal Werder Brema. Caristeas poi è stata una meteora. Però grazie a Caristeas si è scoperto l'essenza vera del calcio, il catenaccio, cioè nel senso che si può vincere anche facendo catenaccio. Non tra so, l'altro l'allenatore di quella Grecia lì sbaglio era Fernando Santos, l'allenatore del Portogallo, fu l'allenatore della Grecia nel 2010. Nel 2010, perfetto, prima poi di andare in Portogallo. Perfetto. Pubblicità e poi torniamo. Per il tuo lavoro scegli i mezzi GIF Piaggio. Rispettiamo insieme l'ecologia e superando i limiti della batteria non avremo più problemi di autonomia. GIF Piaggio, benzina e GPL per entrare nei centri storici e non avere più problemi di ZTL. Noleggiare è bene, con GIF conviene. Non solo pane, il vero pane fatto come una volta con grani locali a chilometro zero, lievitato ed elaborato naturalmente. Da dicembre panettoni, pandori, ricciarelli, torroni, panforti, tutti prodotti artigianalmente come vuole la tradizione. Non solo pane, a Firenze in via Duccio da Boninsegna 20, via Bugiardini 17, via Pisana 986A, via Maso di Banco 3A. Siamo aperti dalle 6.30 alle 19.30. Noi Viola, noi Viola, Viola. Guida commerciale alle aziende con la Fiorentina nel cuore. Euroedile, in grosso e dettaglio materiali edili, ovunque e vicini, veloci e disponibili. Costruisci il tuo mondo con servizi su misura e con moltissimi prodotti in pronta consegna. Questo è Euroedile, l'edilizia a Firenze. Noi Viola. Citti Firenze, coppe, targhe e trofei, tutto per le premiazioni sportive, servizio timbri in 24 ore e cartellonistica. Citti Firenze, via dello Steccuto 11D, citti-firenze.com. Noi Viola. Teloneria Fiorentina, l'azienda leader nella lavorazione dei teli in PVC per tutti i settori. Scopri tutti i prodotti della Teloneria Fiorentina, quota e acquista su misura su www.teloneriafiorentina.it. Ci trovi a Sesto Fiorentino. Noi Viola. Droni sotto costo fino al 24 dicembre e continua. Compri due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Regolamento nei punti vendita. Droni, convenienza senza paragoni. Radio Viola. Buongiorno, sono Alessandro. Io di questo mondiale voglio ricordare anche i portieri. È stato il mondiale dei grandi portieri. Prima di tutto il portiere argentino, poi il portiere turco e anche il portiere polacco hanno dato veramente spettacolo. E sia un insegnamento anche alla Fiorentina, una squadra si parte da un grandissimo portiere. Noi abbiamo nel settore giovanile questo under 16 fantastico, sono andato a vederlo, mi sembra si chiama in Martinelli, speriamo che sbocci una rosa anche a Firenze. Buongiorno, ieri partita stupenda, ci siamo riconciliati un po' con il gioco del calcio. Alcun rimpianto per Julian Alvarez, che se fosse stato della Fiorentina a quest'ora sarà a discutere a chi si vende. Ciao a tutti e buona giornata, Fernando. Tutto bello, mondiale finito, l'Argentina ha vinto, Messi ha chiuso il cerchio, tutto è andato nel modo migliore, perfetto. Ora testa bassa e pensiamo alle plusvalenze, che c'è da vincere un altro scudetto del bilancio. Ricca. Buongiorno Lady Radio, oh Petrio, che la smetti, smettila, ma secondo te la Fiorentina poteva investire 20 milioni pensando di incassarne solo 75? E poi le plusvalenze, e poi come si faceva a far l'utile di bilancio, e poi come si faceva a tenersi i soldi in tasca, a pagare il Viola Park, come si faceva? Chi se ne frega del risultato sportivo? Noi bisogna pensare a bilancio e infrastrutture, il risultato sportivo non ci interessa.
interessa. In fondo ACF Fiorentina vuol dire Associazione Contabile Fiorentina. Saluti. Beh, 12:50 minuti. Messaggi meravigliosi. Oggi rivaluto i messaggi, mi piacciono. A parte quello allora, che ha visto il portiere turco. Abbiamo la Turchia non fa il mondiale da tempi Rustu di 2002. Di Ajan Sas, di Rustu. Sabri Sarioglu, Emre Belözoğlu. Sì, la Turchia strepitosa. Arrivò terza. Sì, sì, sì. No, ho capito, ma un po' tempo fa. Ormai solo Rustu. Da Ronaldo e dal gol di punta in Corea e Giappone. Detto questo, è meravigliosa questa storia, che io reputo anche vera, che ora bisogna accantonare questo folklore del mondiale, tutte queste partite ogni giorno. Ora finalmente il campo tace e si torna a parlare di plusvalenze, di guadagni per il presidente, di soldi. Però mi sembra una cosa, è giunto il nostro momento. Noi abbiamo vissuto questo mese un po' sonnacchiosi, un po' cupo. Perché il calcio, sai, questo sconosciuto. Da oggi torniamo nel campo e più ci compete, quello della cassa. Vabbè. Finalmente. Detto che però all'orizzonte non ci sono operazioni in uscita, quindi vi voglio smentire, cari ascoltatori, perché per esempio prima della pubblicità parlavamo di Amrabat. Amrabat non anche perché non te nel titolo mi hai veramente fatto ridere, no, la fiducia della società Cabral, che è massima. Questa è totale, anche perché c'è da spendere, se no a chi lo danno? Ma poi c'è da ricomprare. Al di là di quello, è un investimento fatto che si aspetta. Così come Jovic, non c'è intenzione di cambiare il reparto offensivo. Tra l'altro, sabato in amichevole c'era 2000 persone, circa 2000 persone hanno applaudito Cabral, lo hanno aiutato, perché anche questo è il pubblico, non è solo fischi o cose sui social, ci sono persone che ogni tocco di Cabral lo applaudono. Libro cuore. Altro che Adani, ora piango anch'io per quello che mi stai Cabral raccontando. Cabral non è rosarino per la gioia di Adani. Difendo questa storia di Cabral perché quando la Fiorentina vendette Vlahovic, lo vendette in un momento assolutamente fuori tempo. Gennaio. Che fossi primo, ma insomma, oltre a questo c'è l'aggravante. Bene, il discorso è che Cabral già in quel periodo lì è arrivato con difficoltà, però al tempo stesso devo anche dirti che in quel momento lì, a quella cifra lì, Cabral era il meglio prendibile, perché a 15, cioè, se poi reinvesti e avessi la volontà di avere un obiettivo e tu volessi reinvestire i soldi di Vlahovic, potevi prendere meglio. Ma partendo dal presupposto che i soldi te li metti in tasca e che te volevi mettere solo il minimo indispensabile, al minimo indispensabile in quel momento lì hai preso il capitano della Conference, che, insomma, quindi il dato di fondo non è Cabral, è che te non hai ritenuto di sostituire Vlahovic e ti sei messo i soldi in tasca. Questo è il punto. Per questo io ti dico, fossimo normali, Amrabat possono fare che vogliono, ma tanto se mandano via Amrabat e intascano, non lo fanno l'operazione per sostituirlo. Poi su Amrabat c'è da fare una serie di valutazioni, perché ripeto la posizione della Fiorentina è quella di non vendere assolutamente Amrabat, anche perché sono un giocatore su cui è stata fatta una scelta in estate, la scelta di non riscattare Torreira per rilanciare Amrabat, e questa scelta per la Fiorentina sta dando i suoi frutti, perché sentendo insomma quella che è l'idea della Fiorentina, Leonardo, la scelta è stata ottima, no? E Amrabat è più forte di Torreira nella valutazione, alla luce anche di quello che ha fatto al mondiale. Poi bisognerebbe discutere, sono due giocatori diversi come caratteristiche, ma questo è un passaggio successivo. Questo è calcio, non ti permettere il calcio successivo. No, basta, fine, il prossimo mese non voglio sentir parlare di calcio. È un passaggio, però al di là di questo, poi bisogna vedere anche che rinnovo fai ad Amrabat, che cosa vuoi proporre, perché poi c'è la partita parallela. Ora non mi dire che arriveremo anche alla litania dell'Amrabat, firma o non firma, Penso proprio di sì. Oh my god, penso proprio di sì. Ancora? Anche se poi il giocatore ha detto, insomma, io sono una grande squadra. Il problema è che questa roba ormai non è più interessante. Io non credo interessi ancora a qualcuno, no, sapere se la Fiorentina rinnova o non rinnova, invece interessa ancora. C'è ancora attenzione. La gente crede che dietro l'eventuale trattativa per il rinnovo della Rabat c'è un progetto tecnico? E beh, allora ragazzi, siamo alla circonvenzione di incapace, che vi devo dire. Però rimanendo al lato che al di là del discorso plusvalenza del 40 milioni glielo porto io e via dicendo, ma
perché secondo te Amrabat non l'abbiamo mai visto così alla Fiorentina o soltanto in alcune partite? Non l'abbiamo mai visto così alla Fiorentina perché il Marocco gioca in maniera molto diversa dalla Fiorentina. Con Luca Masini su Villa Fana abbiamo mappato le prestazioni di Amrabat, cioè 27 metri più indietro nel Marocco. Col Marocco non supera difficilmente il centrocampo. Ora chiamava un amico l'altra volta e diceva no, fece un'incursione ai 90esimo, ma l'incursione è però una goccia nell'oceano. Col Marocco lui si muove davanti alla difesa, non lascia mai quella posizione lì. Con la Fiorentina deve fare tante corse in avanti e essendo poi lui il vertice a volte si trova anche nella malaugurata condizione per lui di dover costruire. Nel Marocco c'era tanta qualità, più qualità di quanto non ve ne sia alla Fiorentina, e quindi lui ha trovato una wiki e ha fatto un mondiale strepitoso. Aveva due esterni forti. C'è qualcuno che chiede quanto vale una I e da prendere una I? No, i marocchini vanno venduti, non vanno comprati. Una I, ora ho sentito dire che c'è il Leicester che l'ho offerto 45 milioni. Mai e poi mai io andrei a spendere 45. Oh, allora, ma perché ve lo devo ripetere ancora una volta? È l'ora di finirla. Ormai il mondiale è passato. Una UI a 45 milioni non si prende più. Una UI va preso a 4,5 milioni. Ora deve andare a prendere un altro giocatore che poi diventerà. Ora tutti parlano di Guardiola. Leggo qui, lo vuole il Chelsea, il Reale, il Liverpool. A parte secondo me Sutalu, che era in panchina, o quello, non quello che giocava all'Atalanta. No, il fratello della Dinamo di Zagreb è più forte. Sutalo. E poi ormai in Croazia c'è già il nuovo Guardiola, ma mandalo al Real Guardiola. Te devi andare a prendere i ragazzini che ora c'è un ragazzo all'Ajdux Palace che si chiama Vuskovic, che fra 4 anni farà il mondiale da protagonista nella Croazia. Guardiola non è più. Noi non chiediamo a Rocco Commisso di uccidersi, di ammazzarsi sul mercato. Soldi dalla finestra gliel'hanno già fatti buttare via abbastanza e lui è contento di buttarli via dalla finestra, perché altrimenti non farebbe le valutazioni che ha fatto, dando fiducia a chi glieli ha fatti buttare via. Noi chiediamo conoscenza, rispetto per il calcio. Noi chiediamo che si conoscano i giocatori, che si scoprano i nuovi giocatori, che si investa sui giovani, ma che si investa sul serio, senza paura. E invece che si fa? Non si prende Alvarez perché non si vuole investire 20 milioni? No, non lo posso accettare. Non si può andare avanti così. Che poi credo che 20 milioni per un attaccante siano il minimo sindacale. Questo è il capocannoniere. Cioè, che poi oltretutto, anche lì, non è quello che intendo io. Lui è il capocannoniere del campionato argentino, il centravanti del River Plate. Non c'è nulla a scoprire. No. Anche i Sassi sapevano chi era Julian Alvarez. Beh, insomma, quando vai a prendere da quelle squadre, prendi bene. Anche Pezzella, ieri, il campione ma del mondo. Ma quant'è che qui, noi parliamo qui, di Upamecano, che secondo me non ha fatto neanche un grande mondiale? Guarda, lo sai. Una vita, quando noi parliamo hai parlato di per la prima volta di Upamecano? Quant'è che parliamo di Gakpo? No, no, Gakpo è di Stefano. Oh, è di Stefano. Certo. Piano, non prende la paternità di Stefano. Stefano, ascoltatore. Però dico che Upamecano l'hai tirato fuori la prima volta durante le dirette per il Covid del 2020, quando facevamo le trasmissioni da casa. Me lo ricordo nella tua formazione. E lui era la Red Bull. Upamecano. E io sono arrivato tardi. Parte perché se lo figli alla Red Bull, per te è tardi. Deve arrivarci prima, ma io non ho gli strumenti. Devi arrivare. Che hanno chi lo fa? Aspetta, di mestiere. Di Red Bull c'è. Il problema è che del mestiere non ce n'è più. C'è qui. Salisburgo e Lipsia, quindi te devi arrivare prima del. Che passi devi da arrivare Salisburgo prima del Salisburgo. Se arrivi dopo il Salisburgo non ti tocca più. Anche Igor era ora il ragazzo sloveno, il centravanti, non ti è toccato. Sesco. È tardi. Sesco. Tardi. Però Vuskovic, che è un 2006 dell'Aido, lì devi andare. Però l'idea. Ma ragazzi, ma il Real Madrid, e quello è un'eccezione, ha speso 60 milioni per Hendrick. Hendrick, ne parlavamo un anno fa noi su Viola Fan con Andrea Scioni, che commentava il San Paolo sub 20. Ma se questa roba la si sa noi e si fa altro nella vita e che non le guardiamo le partite, chi lo fa di mestiere? Com'è possibile che non sappia che ci sono giocatori fortissimi in giro per il mondo? Chiaro. E poi si parla di scout, ma si parla di centro sportivo, ma io non parlo della Fiorentina, avete il calcio italiano, eh? Ma il centro sportivo è un costo se poi non c'hai chi lavora per produrre calciatori o per portarci talenti e farli crescere.
No, cioè non è che è un investimento. Ad oggi il centro sportivo è un investimento immobiliare. Per dare i suoi frutti deve diventare un investimento calcistico e ci vuole gente in grado di lavorarci. Beh, nella visione della Fiorentina c'è l'idea di produrre sempre più giocatori dal proprio settore giovanile. Ma nella visione della Fiorentina, nella visione della Fiorentina ci mancherebbe altro, a parole uno, ma le parole le porta via il vento. Più che altro bisogna, secondo me, mitigare la logica dei risultati, perché non è nemmeno Leonardo che tu possa fare pronti via, c'ho 8 prodotti del settore giovanile e tu li butti tutti in prima squadra così soltanto per metterti al petto la medaglia di un giovane che ti viene dal settore giovanile. Cioè devi costruire una cosa, alimentare bene pubblicità, non vai, alimentare dopo. Pubblicità e poi ne riparliamo. Nuova Focus Hybrid è tua da €185 al mese. Prima rata tra 6 mesi. Furto, incendio e 7 anni di garanzia inclusi. Solo da Ford Autosas. A Firenze in via della Cupola, a Prato in via Galcianese. Sono le 13:00. Con natalissimi Unieuro fino al 24 dicembre, l'asciugatrice Bosch 8 kg in classe A++ è tua a solo €549, perché Unieuro batte forte sempre. Ristorante Alfredo, gusto e onestà, ogni piatto ha un pregio. Mario con i suoi piatti qui li accoglierà in zona libertà. Ristorante Alfredo. Ristorante Alfredo, viale Don Minzoni 3 Rosso. Medrano torna a Firenze dal 25 dicembre all'8 gennaio al Mandela Forum, lo spettacolo indimenticabile con i migliori artisti del Cirque du Soleil. Biglietti su medrano.it. AD Service, vendita e assistenza PC e telefonia. Scopri il nuovo sito adservicefirenze.com completamente rinnovato. Adesso puoi prenotare le riparazioni e fare preventivi direttamente online. AD Service, centro autorizzato TIM, tablet e cellulari multimarche a Firenze in via Manni 62 Rosso, zona Coverciano, e viale Europa 166, zona Firenze Sud. Centro autorizzato TIM e Vodafone in viale Volta 183C. Vai su abiservicefirenze.com. Publiacqua presenta La qualità dell'acqua. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 10:30 e alle 16:30 su Lady Radio. L'acqua di Villa Dalla Cannella. Fidati di Publiacqua. Cosa succede in città? Lo ascolti qua. La tua radio, Lady Radio. Radio Viola, il GR sportivo di Lady Radio. Petri e Duccio, ma ora finché ho rifatto il campionato di che si ragionerà? Chi arriva e chi non arriva, se va via Rabat, di che si ragiona? Io Boga un pensierino ce lo farei, perché prima che arrivi Gonzales still in forma, Fede Scandicci. La vicenda Cabralle mi ricorda un certo Antonio Angeli, detto Antoninho, anche lui brasiliano, roba di 60 anni fa, che segnò, se non mi ricordo male, soltanto in un amichevole del giovedì contro il Pontedera. Ho paura che si stia ripercorrendo le stesse orme. Argentina campione del mondo, giustamente, se l'è meritato anche contro una squadra, la Francia, che fino al 75esimo credeva di essere a fare un picnic. Sono contento di Messi, che si meritava, però loro sono anche campioni del mondo di antisportività e della scorrettezza, perché in campo ho visto fare delle cose a loro, poi specialmente alla prima azione il portiere era un fenomeno, l'ha fatto VGS veramente ridicolo. Comunque piacere per loro. Leo, Leonardo, se ci sono giocatori fortissimi a poco prezzo in giro per il mondo, vuol dire che nessuno li ha valutati fortissimi, se no non costerebbero pochissimo, compresi i dirigenti della squadra in cui militano. Quindi vuol dire che è soltanto un genio o un veggente o un fortunato che li valuta fortissimi, se no lo saprebbero tutti e il giocatore costerebbe molto di più che pochissimo. Petri, te non devi alimentare, non ti devi alimentare, almeno la finisce lì.
Bene, questi vostri messaggi qui alle radio No, ho smesso anche la dieta, c'è le feste. È giusto. Ora ho stoppato. No, ora ti riconosco. Ora ti riconosco. Allora, ora io ti però riconosco. Bisogna è giusto così. Anche perché oggettivamente quando tu mi dicevi c'è troppo sale. Ero deperito. Ho perso 6 kg. Sì, infatti non quindi non... Ora ti sei rilanciato. Devo vedere, cioè, ti rivedo già più te stesso anche nei ragionamenti. Ma come tu fai a non arrabbiarti, Duccio? Uno che mi dice, ma se i giocatori allora non li reputano. T'ho detto, bisogna arrivare prima di Salisburgo. Dobbiamo fare il lavoro che fa il Salisburgo, il lavoro che fa il Bruges, il lavoro che fa l'Ajax per certi versi, ma quella è una realtà completamente diversa. Il lavoro che fanno tante squadre che vanno a cercare Nord Europa, Sud America, alcune nazioni dell'est Europa. Ma perché c'è chi ci riesce? Ma perché non si compra polacchi? Ve lo spiegate perché non si compra polacchi e basta in Italia? Ma i polacchi non sono buoni a giocare a calcio. Vabbè, ora non esagerare. Zielinski, Lewandowski. Sì. Glick. Allora, in Italia c'è 60 polacchi. Sì, sono tutti in Spagna c'è 3 polacchi e uno è Lewandowski. Vabbè, ma certo. Ti sembra normale che in Italia ci sia 60 anche polacchi? Cash gioca. Ma cosa fanno anche tutti Cash questi polacchi Premier, del campionato no? italiano? Cash del... Ma l'hai vista che giocatori c'ha la Polonia? Che squadra è la Polonia? Ho visto la squadra. Abbiamo bisogno dei polacchi noi in Italia. Ma io ora aspetta un attimo. No, se no dico polacchi per dire slovacchi. Sì. Dico polacchi per dire quelle nazioni da cui calcisticamente, a parte i fuori classe, che però ce n'è poi, non toccano a noi, non abbiamo niente da imparare. Bene Zielinski, benissimo Zielinski. Bene Kivior, quello dello Spezia, sono 2, ce n'è 60. Gli altri 58 chi sono? Beh, c'è Zurkowski, che è un giocatore che rientra a fede. Ecco, di chi si parlerà in questi mesi? Di Zurkowski. Zurkowski è una pedina di scambio che la Fiorentina potrebbe avere, per esempio la Sampdoria, per prendere Sabiri. Zurkowski è un giocatore molto Sabiri? Ti ho detto i marocchini hanno venduto e te mi vuoi comprare Sabiri? Però Sabiri è un giocatore che piace. Io parlo e non mi capisco. Allora, giustamente io parlo, le mie parole sono al vento. Sì, sei una candling, vento, sei una candling in the wind. Mi sì. Sento Don Quixote. Sì, però, io battaglio contro i mulini a vento. Però insomma Sabiri è un obiettivo. Sabiri è un obiettivo. Mentre l'altro giorno in un'intervista a Nicolò Ceccarini, a cui facciamo i complimenti perché è il nuovo direttore di tutto mercato web, abbiamo fatto anche stamani. Ceccarini ce l'ha, ho sentito un grande attacco alla fine. Ha detto, insomma, l'ha intervistato Pastorello, la gente di Pereira ha detto non si muove da Udine, quindi dependiamo poi, Pereira dalla lista di giochi. Ma ha preso Pereira, c'ha 31 anni, è un messaggio, l'ennesimo messaggio sbagliato. Se noi abbiamo bisogno di Pereira dobbiamo andare a comprare un ventenne che ha quelle caratteristiche. È troppo comodo, troppo facile farsi prestare i giocatori. Allora, a me mi sta bene, vuoi far parametro zero trentenni, fai parametro zero, sì, su fuori classe, sì, e gli dai 6 milioni di ingaggio. Altrimenti, se non sei in grado, vai a prendere i giovani e tienili. Non siamo in grado nemmeno di far questo. Qual è la linea guida della Fiorentina? Perché se no tutti i mesi qui si arriva a Genova, si parla di mercato, ma si scambia le figurine come bambina a scuola. Le figurine bambini. Il figliolo stanno meno. Però sì, tendenzialmente meno male. Questa è l'ultima frontiera nei confronti della digitalizzazione. Allora, per esempio, c'è il figliolo per l'Argentina alla grandissima. Vedi, Petri Junior è stato sempre molto attento fin dall'inizio. Ringrazio l'ascoltatore che non sentivo da una settimana perché non ci sono stato. Tu potrà stare senza sentirlo una settimana. No, però ha scritto non vi ascoltavo da un po' di tempo, ma vi elimino. Mazzoni più modesto di sempre calcisticamente parlando. Ma Mazzoni degno è marginale in tutto questo sproloquio mio. Degno, no? Esponente della camomilla viola. Bene, grazie. Poi ci scrive Zurkowski, vai a Mazzoni. Grazie, mi manca. Dopo una settimana sì, però in effetti anch'io non ti ho detto nulla per rispetto, perché ti voglio bene come se tu fossi normale. Però io sto facendo... Ma quando io ho tutta l'invettiva sui polacchi e te mi tiri fuori Zurkowski, cioè, cosa c'entra? Si sta parlando di Zielinski, di Lewandowski e te mi parli di Zurkowski perché ti ricordi che prima del mondiale c'era il tema Zurkowski, no? C'era il fatto che siccome Zurkowski non giocava con la Fiorentina era un dramma totale, tanta gente rivendicava Zurkowski che è andato io al mondiale anche, perché per chi gioca Zurkowski secondo me avrebbe meritato spazio. Ora sono curioso di vedere come gestiscono il centrocampo per due motivi. Primo, la questione famosa delle liste. Secondo, la questione
del modulo, perché col modulo, con i due davanti e i tre, la Fiorentina secondo me deve quasi rifarlo il centrocampo, volendo fare una cosa fatta bene, perché in questo momento la coperta è clamorosamente corta. Perché? E ora mi scusate, ma parlerò un minutino solo di calcio, chiedo già scusa prima di... Se vuoi giocare con due davanti alla difesa, a chi ci metti? Uno naturalmente è Amrabat, accanto a Amrabat metti un altro muscolare come per esempio Duncan, di quelli che hai, oppure uno dotato di fosforo, ma tu Miguel Veloso non ce l'hai, lo dovresti reperire sul mercato. Quindi chi adatti? Adatti Castrovilli? Ma è utile adattare Castrovilli? Tendenzialmente fossimo normali, no, perché Castrovilli a corsa è uno che davanti dà di più, ma non ne hai altri, quindi altrimenti dovresti giocare con i due, con i due fisici. Ma se giochi i due fisici c'è da farsi segno nella roccia, perché allora davanti dovresti avere un trequartista vero. Ma Mandragora l'hai considerato? Mandragora non si gioca. Mandragora lo considero, ma Mandragora vale Duncan, è un altro che non ha la qualità, perché è un altro che è un po' meglio in costruzione di Amrabat, ma non abbastanza, ma non sufficientemente meglio di Amrabat per fare il Miguel Veloso, il Jorginho, il Lobotka. E accanto a Amrabat c'è Lunossi, se no perdi Amrabat. Allora, a proposito di Mandragora, sentiamo cosa ha detto a margine dell'amichevole contro il Monaco di sabato. Sentiamo Mandragora. Assolutamente, è stato un test impegnativo e ci stiamo preparando bene per l'inizio del campionato, che ormai è vicino. E niente, penso abbiamo fatto una buona gara, abbiamo messo una buona intensità, volevamo vincere come tutte le partite, però abbiamo pareggiato. Senti, stavolta il livello era un po' più alto, però comunque da un punto di vista fisico mi è parso stiate particolarmente bene. Sì, sì, stiamo bene fisicamente, stiamo bene mentalmente, stiamo lavorando bene durante la settimana e, come ho detto, ci stiamo preparando al meglio per la ripresa del campionato, perché vogliamo partire forte e fare più punti possibile. Ci hai provato anche con il destro un paio di volte, anche con coraggio, no? Al volo è mancata la precisione, però ti sei trovato nella condizione di battere a rete. Sì, assolutamente, ho provato a calciare di destro perché comunque sono arrivato lì e la palla era sul destro, ovviamente preferisco calciare di sinistro come ben sapete, e purtroppo non è andata bene, speriamo che arriveranno in campionato. State giocando tante partite, ancora non siete riusciti a mettere, avete un po' di infortunati tutti insieme, però state aumentando anche il minutaggio, no? E ti chiedo a questo punto a che percentuale siete, perché il 4 poi si fa sul 6. Sì, sì, è difficile darti una percentuale precisa, stiamo lavorando, ho detto siamo bene, ci stiamo preparando al meglio per l'inizio del campionato, speriamo di farci trovare pronti, abbiamo voglia soprattutto di farci trovare pronti, quindi non vediamo l'ora che rinizi il campionato. Senti Rolando, avete iniziato la stagione col centrocampo a 3, adesso siete a 2, cosa cambia per i tuoi compagni e soprattutto per te? Ah, sì, il mister ha sperimentato noi al centrocampo a 3, adesso ci siamo messi a 2 con il trequartista, che comunque ci viene spesso ad aiutare sia in fase di possesso che in fase di non possesso, quindi bene o male le dinamiche sono sempre quelle. A 2 magari riusciamo a coprire un pelino meglio il campo in fase di non possesso, ed è una cosa che ci sta aiutando molto, ci sta portando i benefici, credo. Sei pronto a giocare con Amrabat? Mi pare sia un giocatore che sta parlando tutto il mondo, grande forma lì in mezzo al campo, una coppia bella da vedere nuovamente. Sì, assolutamente, è un piacere, aspettiamo Sofi, stasera avrà una gara importante. E ci dispiace che non sia arrivato in finale, facciamo tutto il tifo per lui. Adesso, dopo la partita di stasera, lo aspettiamo a braccia aperte qua a Firenze, perché è un piacere rivederlo, e soprattutto ci vogliamo complimentare con lui per il mondiale che ha fatto, perché ha fatto un mondiale strepitoso, e fargli complimenti a tutto il Marocco, perché comunque ha fatto un mondiale davvero all'altezza delle aspettative, ha fatto un mondiale alla grandissima, quindi davvero complimenti. Mi dici solo come stai vedendo Castrovilli, che forse è il grande atteso di questo periodo? Sì, sì, Gaetano lo vedo bene. Già da quando è rientrato nei primi giorni dopo l'infortunio l'abbiamo visto bene, non ha mostrato alcuna paura, sta molto bene, quindi lo aspettiamo e abbiamo voglia di vederlo insieme a noi quanto prima. Posto, grazie. Ciao, grazie. Bene, questo Mandragora con anche le dichiarazioni. Quando si chiede a Mandragora, anche legittimamente, ma ora sei emozionato che tornerai a giocare con Amrabat? Emozionato perché gioco con Amrabat? Cioè, quando la domanda è se ti emoziona il fatto di giocare con Amrabat perché ritieni Amrabat uno dei giocatori tuoi più importanti, poi
di cos'altro si ragiona? Vabbè, non sì. si può più ragionare di altro. È finita aveva, lì. La domanda aveva senso è per quello che stava facendo Amrabat al mondiale. Amrabat al mondiale. Poi sei emozionato. A proposito, c'era un messaggio. Comunque, io voglio difendere a spada tratta il portiere dell'Argentina. Perché qui la questione non è che lui ha fatto quel gesto in un momento di adrenalina totale. Il problema è che a lui hanno dato il premio più brutto della storia del calcio, cioè gli hanno preso la mano direttamente dalla famiglia Adams la mano e gliel'hanno data. Il premio Yashin, ma è una cosa inguardabile. Bello però il premio Yashin, ma quella mano è lui, non ti piace il premio materialmente? Non il premio portiere è un grande premio, insomma di un mondiale. Quella mano lì, la mano della famiglia Adams, il calco del mondiale, non è una cosa orribile. Vai, che volevi dire? No, volevo leggerti un messaggio di Maurizio, ma siamo in regime di fascia pubblicitaria e quindi andiamo in fascia pubblicitaria. Se ascolti Lady Radio, fallo sapere a tutti. Ciao, sono Barbara. Ciao, sono Alessandro. Ciao, sono Franco. Ciao, sono Dante. Ciao, sono Francesco. Invia anche tu un messaggio vocale al 3925-727775. Edile e Arno Inerti. Forniture edili, inerti e materiali di qualità. Siamo presenti su Firenze e provincia fino in Val d'Arno. Euro Edile e Arno Inerti augurano buone feste e un prospero 2023. Rosticceria 100 Stelle, il ritrovo dei tifosi fiorentini. Siamo in via delle 100 Stelle 11 vicino allo stadio, da asporto o a domicilio con delivery. Seguici su Instagram, Rosticceria 100 Stelle 2001. Oh no, mi si è rotto il cellulare. E adesso che faccio? Nessun problema, ci siamo noi di Riparazione iPhone Firenze. Siamo tecnici specializzati e fiorentini doc. Vai su riparazioneiphonefirenze.it. Preventivo online immediato e riparazione in 30 minuti a partire da 35 euro. Fantastico! iPhone ma non solo. Tutte le principali marche con pezzi originali e non. Riparazione iPhone Firenze, gli originali doc. In piazza Antonelli 7 Rosso, zona stadio. 055 38 40 650. 50. Stanco del solito triste menù in pausa pranzo? Allora vieni a provare Magù. Solo da Magù potrai gustare un pranzo veloce con piatti creati con i migliori ingredienti a un prezzo imbattibile. Ci trovi in zona Isolotto, a due passi dalla fermata della tranvia Federica. 055 58 58 58 o vai su magù.it. Non sai cosa regalare a Natale? Vai su Firenze Bottegaia per prodotti unici e del territorio. Postini fiorentini, servizi e consegne apposta per te. La tua radio, Lady Radio. Radio Vio. Il fatto è che bisogna andare a prendere i giocatori presto, di anticipare le mosse degli altri. Sì, è giusto così, però ci sono dei giocatori che non verranno mai alla Fiorentina lo stesso, perché c'hanno il procuratore e gli dice di non firmare per la Fiorentina e aspettare club più importanti. Purtroppo noi non siamo appetibili nemmeno per i giovani. Marco, buon pomeriggio ragazzi. Ma ora l'Argentina ha vinto il mondiale, perfetto, ma ditemi quanti giocatori sarebbero appetibili dell'Argentina pur avendo vinto il mondiale. Io fo per dire anche Lautaro, ma l'avete visto ieri sera, ma che è campione del mondo, quello è un bidone. Giusto a noi ci ha fatto un gol a Bischero, perché se no non è buono per nulla. Ciao a tutti, Lorenzo. Petri, te t'ha ragione che bisogna fare come il Salisburgo, bisogna fare come l'Eintracht, t'ha pienamente ragione, però c'è un problema. La Fiorentina di Commisso in questi 3-4 anni l'ha fatto? No. Lo farà? Boh. Anzi, io esprimo la mia opinione, secondo me non lo farà, perché ti pare, secondo te, che Gio Barone possa, cioè, non decidere in prima persona? Lui può fare come gli pare a lui e non permette a nessuno di dirgli che bisogna prendere quello o quell'altro giocatore, quindi il problema rimane sempre lì. Buongiorno ragazzi, comunque è inutile discutere, intanto adesso vogliono spendere, perché è inutile starsi a fare le recuperazioni mentali.
Allora, si rimarrà come siamo, se pigliano uno lo pigliano proprio così per fare, gli attaccanti rimarranno gli stessi, insomma speriamo venga presto, perché io di questo non sopporto più. Beh, almeno il guantone orrifilante dato ai portieri dell'Argentina era intero, alla scarpa di Mbappé era pure smontata. Bene, 13 e 19 minuti, il premio dato, sì, però qui non ci siamo assolutamente. Beh. Non ci siamo, non capiscono. E allora mi tocca ripetermi. Non è vero che non verrebbero. Qui non è un problema di soldi, no, o meglio, non è solo un problema di soldi. Questo è un problema di scarsa conoscenza. Ma di tu il problema del calcio italiano è questo. No, ora io scherzavo che in Italia c'è 60 polacchi e non ci sono 60 giocatori polacchi buoni, ma ora tutti impazziamo per i prodotti del mondiale. Ma la Croazia, Gvardiol è un giocatore che ora andrà al Chelsea. Bisogna arrivare in prima panchina su la Croazia, uno forte come lui, e oggi all'Hajduk di Spalato gioca uno più forte forse che è del 2005, ma però 2006, però che si fa? Noi si pensa a Gvardiol, tanto non ti tocca più, devi arrivare prima di Bruges, prima di Salisburgo, prima di Monaco. Il Monaco l'altra sera a Firenze, ma l'hai visto i bambini che c'ha il Monaco? È vero, il capitano era un 2001. L'hai visto che bambini ha il Monaco? Io domando se avete, cioè, questo è ora a me Badiashvili, il centrale, non so come possano essere al mondiale, perché questo è un giocatore incredibile. Ti ricordi quest'estate quando si parlava di lui e del ragazzo che gli era entrato a fare il settimo cambio? Cioè, ma ragazzi, ma se noi non abbiamo avuto, e Pradè e Burdisso hanno ammesso c'è stata trattativa e l'avevano in mano, se noi non abbiamo preso Julian Alvarez a 20 milioni perché era fine dicembre e ancora non si era venduto Vlahovic, devono cambiare mestiere. Non è un problema di soldi, è un problema che non sapevano chi era Julian Alvarez. Allora andiamo a salutare Giovanni Galli come ogni lunedì. Ciao Giovanni, buon pomeriggio. Ciao Giovanni. Buon pomeriggio a voi. Beh, credo che il tuo viaggio abbia un sapore diverso dopo domani sera, quello che farai tra qualche giorno, insomma. Troverò una grande, penso di trovare una grande festa. Perché Giovanni va in Argentina, ovviamente. Sì, me l'avevi detto, Quindi, insomma, che spettacolo. Che finale bella, bello. Giovanni, finale bella. Ti riconcilia. Sì, bella, insomma. Bella perché, allora, devo dirvi la sincera verità, io ero con degli amici lì a casa che la stavamo guardando. In cui cantavano gli inni, facevano vedere le facce dei giocatori. Io ai miei amici ho detto: signori, la partita è già finita prima di cominciare, perché vedevi gli occhi degli argentini, il viso degli argentini e il viso dei francesi, no? Da una parte c'era determinazione, voglia, concentrazione, fame, dall'altra la presunzione, l'arroganza francese, tanto noi siamo campioni del mondo, noi, voi siete gli stanti, siete voi che ci dovete dimostrare. E più tempo non c'è stata partita, perché l'Argentina li ha mangiati in tutto e per tutto, veramente discutibilissima, anzi forse anche di più la decisione di Deschamps, che ha una logica, perché fa parte. Allora, abbiamo un po' di problemi con Giovanni. Intanto vediamo i festeggiamenti dell'Argentina con il pullman e Lautaro, quello detto bidone dall'ascoltatore. No, ma anche quello, ma la colpa è tua! No, la colpa è tua e di Paradisi, perché passava una roba così. No, Lautaro bidone, insomma, mi sembra semplicemente campione in mondo, sa, bidone. L'Eintracht Francoforte ha venduto Jovic al Real Madrid a 60 milioni. Nel frattempo ha vinto l'Europa League. Sì, qualche anno dopo, insomma, non l'ha successivo. Ha vinta. Nel frattempo ha preso a zero Colomuani. E ora lo rivende a 60. Poi aspetta, in mezzo c'è stato Aller. Rebic. Nel mezzo Kostic, sì, sì. E te mi dici l'Eintracht è una squadra che non ha storia. L'Eintracht è una squadra che sa fare calcio. L'Eintracht vende Jovic, prende Colomuani e vince l'Europa League a zero Colomuani. E ora lo rivende a 60. Perché comunque e noi si piglia Jovic a zero. No, dai.
torniamo a parlare Giovanni, dell'Argentina. Ti avevamo perso quando raccontavi, insomma, che già dall'inizio avevi capito che l'Argentina avrebbe vinto dagli sguardi, insomma. Sì, sì, dagli sguardi a quello. Poi c'è stato un primo tempo dove veramente la Francia non è esistita e dove l'Argentina l'ha fatta proprio da padrona. De Maria, qualcosa di impensabile, devo dirvi la verità, perché ha fatto la partita della vita probabilmente, un giocatore che ha fatto qualcosa di impossibile in quei 45 minuti, 60 minuti che è stato in campo. Poi vedi a voi cosa succede, no? All'interno di una partita dove dai tutto ormai per scontato, perché al 65esimo comincia a fare delle sostituzioni Scaloni, ecco, non hai ancora visto. Nonostante non Scaloni, l'Argentina ha vinto il mondiale. Ho esortito così. No, ha fatto. Cioè, davi tutto ormai, hai visto, è arrivato all'80esimo, la partita è finita perché l'avevano proprio addormentata, no? Gli argentini. È un rigore, ha cambiato la storia di questa. E tra un po' vai a vedere tutto quello che è successo. Alla fine, se Martinez non fa quel miracolo, sì, al 120esimo, la Francia era campione, nonostante abbia giocato mezz'ora. Cioè, su due tempi regolamentari e due supplementari, la Francia ha giocato mezz'ora, 20 minuti, forse mezz'ora, diciamo così. Mezz'ora e fa 4 gol, poteva vincere il mondiale. Cioè, è stato veramente qualcosa di straordinario, partita emozionante, bellissima sotto il punto di vista del pathos, no? Perché, come ho detto prima, il primo tempo non è esistita la Francia, per cui possiamo dire, certo, che è stata una partita bellissima, no? È stata una partita dove il pathos è stato straordinario sotto questo punto di vista. Ma l'Argentina Messi benino, però ripeto, mi ha entusiasmato Fernandez in mezzo a campo. Mi ha entusiasmato Di Maria. E poi sentivo che stavate concludendo prima su alcuni giocatori. Lo sai che Enzo Fernandez e Julian Alvarez in due sono costati 40 milioni complessivi? Meno anche. 35 perché, mi sembra, 25 e 10. Quindi, No, Julian Alvarez a quanto è andato? A 25 milioni. E mi sembra l'altro sia stato pagato poco più di 10 milioni. Facciamo 15. Ma sai, altri 10 McAllister al Brighton. Cioè, sono giunti. Non è che l'Argentina. Aspetta però, Leo, perché sennò oggi è troppo facile, è troppo semplice, no? L'unica cosa per quale bisognerebbe parlare, secondo il mio punto di vista, è il fatto di capire, e penso che ormai abbiamo troppe conferme su questo, che sui giovani si può spendere anche 5 milioni di più. Perché tanto prima e ti ritornano sempre a casa. Voi guardate, la Fiorentina aveva puntato tanti giocatori importanti, o perlomeno aveva trattato tanti giocatori importanti di questo mondiale, e che si sono rivelati effettivamente giocatori di livello. Poi per 1 milione, 2 milioni, bravo, 3 milioni, no, ci siamo tirati indietro e non sono stati portati a casa. Allora, qui condivido quello che diceva Leonardo, che serve la conoscenza. Quando io dico che i giocatori bisogna vederli di persona, perché poi dopo, quando vai a fare una trattativa, ma te hai visto di persona il giocatore, l'hai visto come si muove, hai visto la sua capacità di lettura tecnica, tattica, tutto quello che è, poi dopo se ti chiedono 3 milioni in più e tu sei anche disposto a darglieli perché l'hai visto. Ma se te lo guardi alla televisione, o vuoi prendere un giocatore perché te lo raccontano, è logico che rimani sempre nel dubbio, ma me l'avranno raccontato giusto, oppure le immagini in televisione saranno quelle giuste, e tu rimani sempre nel dubbio. Ecco perché in sede è i dirigenti, il direttore sportivo in sede e un ci deve stare. Il direttore sportivo di una squadra, dopo che il lavoro dello scouting è stato svolto in giro per il mondo, dopo deve pigliare la sua valigetta e andarsene a vedere di persona i giocatori, perché così sei forte
poi dopo uno dice sì, ma chi è che li sceglie nella Fiorentina? Li sceglie Barone, li sceglie Pradè? No, no, questo io non voglio entrare in merito, io sto soltanto facendo un'analisi della figura di chi deve decidere, di chi deve prendere i giocatori sotto l'aspetto tecnico e tattico. Questo deve essere. Io credo oggi in Europa ci siano 4-5 club che vanno cuffiati, perché sono quelli più bravi di tutti: il Bruges, il Salisburgo, il Villarreal, il Monaco. Te devi capire come lavorano questi. Sì, più che copiati bisogna capire il metodo. Perché, come, per esempio, lavorano qualche questi? Anno fa era il modello, era il Borussia, no? Perché la vita è il Borussia è già un modello, sì, che è perfetto. È fatto, però è già quello, è già uno stand troppo alto oggi. Io ti sto dicendo Austria, Belgio, una squadra di un paese come il Villarreal e il Monaco, che non è più il Monaco, ma è una squadra. Io sabato sera sono rimasto a bocca aperta per vedere quanti ragazzi c'ha in Monaco con dell'amichevole alla Fiorentina. Sì, e noi continuiamo a considerare ragazzi aspetta. Giovanni, aspetta un attimo, abbiamo pubblicità, così poi articoliamo meglio il concetto. A tra poco. Sono le 13:30. Ciao Giacomino, ho un regalo per te. Wow Giova, una scatola di cartone vuota. La riciclo subito come tutti i tuoi regali. Va dritta nel cestino della carta. Basta che togli tutta la plastica e il nastro adesivo attorno, non come fai di solito. Ah, è arrivato il professorone del riciclo. Ma dove insegna? La Cartbard University? Scopri tutte le regole per una corretta raccolta differenziata di carta e cartone su comieco.org. La carta si ricicla e rinasce. Garantisce Comieco. Il miglior servizio di distribuzione automatica di caffè, bevande e snack. Toscafè, per distacco proprio. www.toscafe.it. Provare per credere. Alla Fattoria di Maiano si respira aria di Natale. Tantissimi eventi da non perdere, a cominciare dalle passeggiate con i pony, le coccole agli asinelli, il trekking nel bosco con le torce frontali e le visite al frantoio con degustazioni di olio nuovo. Al ristorante agrituristico, molte proposte per cene natalizie tra amici e colleghi, al calore del caminetto e all'insegna della cucina genuina. Cosa aspetti? Vieni a vivere nuove emozioni alla Fattoria di Maiano. La fattoria in città. È un grande onore accogliere con noi Bolt. Prima cosa, hai già fatto il compleanno? A proposito, quanti anni hai? Sì, grazie, compio gli anni il 13 ottobre, ho ben 86 anni. 86 anni? E qual è il tuo segreto? Compro sempre i miei croccantini da Doolittle Pet Shop, perché è vietato accettare croccantini dagli sconosciuti. Vieni a trovarci a Firenze in via Boccaccio 36AB. Se acquisti 99 euro di prodotti entro il 31 gennaio, ti regaliamo il 20% di sconto su tutto, per sempre. Cosa succede in città? Lo ascolti qua. Oh, 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 oh. La tua radio, Lady Radio. Radio Viola, il GR sportivo di Lady Radio. 13:32, ci eravamo fermati con Duccio Mazzoni, Leonardo Petri e Giovanni Galli all'aspetta di Giovanni Galli sulla considerazione del Monaco di Leonardo Petri. Credo fosse sul Monaco, Giovanni, vai. Sì, no, ma in generale, allora, intanto la valutazione che faceva sui nomi di queste squadre sono squadre che hanno uno scouting internazionale. Bene la globalizzazione, bene tutto, bene l'interscambio. Pensiamo anche a qualcosa che abbiamo in casa. Ora, noi ieri sera abbiamo visto dei giocatori 2002-2001, addirittura il 2001 ha vinto il titolo del miglior giovane del mondiale, campione, e addirittura è campione del mondo, e noi il 2001 gli va a fare l'amichevole del giovedì, no? Purtroppo questo è un dato di fatto sul quale dovremmo fare un ragionamento un pochino più approfondito, cioè dare ai nostri settori giovanili, dare un'importanza. La Juventus ha perso 6-1 o 6-2 contro di pari età del Paris Saint-Germain, per cui vedi che le nostre squadre, quando si tratta di Champions, la Youth League, no, da Champions dei giovani, fanno fatica a superare il primo turno. Sembriamo quasi veramente
relegati a al terzo mondo noi a livello calcistico. Dovremmo investire di più sui nostri ragazzi, ma soprattutto avere più fiducia nei nostri ragazzi, perché nel momento in cui questi ragazzi, e la Fiorentina ne è testimonianza, perché vuol dire, ha fatto 3 partite internazionali, non è che ha fatto 3 partite con tutto il rispetto con il Reggello, il Borgo San Lorenzo o lo Scandicci, no, hai fatto 3 partite internazionali, i ragazzi si sono mostrati all'altezza. Ora, che non siano all'altezza di poter reggere un campionato come quello italiano, io non ci credo. Per dire, Bianco, se lo battezzi, cioè, però devi far giocare, non che sta lì a far dei minuti, 10 minuti, no? Quando c'è, no, il risultato in cassa, come le uova, e diventano sode poi alla fine, no, si va dentro il campo, non c'è problema, non ci devono essere problemi, cioè, ma ragazzi, ma gente, avete detto prima di Guardiola lì, come si chiama, il difensore centrale della Croazia, no? 2001 ma di che si parla? E la Red Bull Lipsia lo ha preso a 18 milioni dalla Dinamo Zagabria, 2-1 mi pare. Cioè, e qui però si parla di essere, ma no, a te ti faccio una domanda, ma pensi davvero 2020. Che nei nostri settori giovanili, nei nostri ragazzi italiani, non ci siano elementi che possono essere valutati come è stato valutata avere la fortuna di Guardiola? Il ragazzo che è andato al Chelsea dell'Inter, ha pagato, certo, 15 Casadei. Ma questi non hanno mica paura. Casadei ancora va giocando, va a giocare in Serie A. Ha mai giocato in Serie A e già gioca, l'ha preso il Chelsea. Probabilmente fra un anno o probabilmente l'anno prossimo lo vedremo il protagonista in Premier League. Ma perché gli altri devono avere coraggio e noi no? Perché manca la conoscenza. No, c'è anche da rivedere. C'è anche, secondo te, da rivedere proprio tutta la trafila di formazione dei giovani calciatori? La trafila di formazione, adesso hai visto che noi abbiamo tante nazionali, cosa che una volta non c'era, sono tutti step, tutte opportunità che dai ai ragazzi, però che quando, come succede spesso in tante società sportive, dei ragazzi della regione prima, poi nazionali dopo, li porti fino agli allievi e poi quando arrivi a fare il salto per la primavera le prendere tutti all'estero, tu bruci delle generazioni. Purtroppo succede sempre così. Poi cercano di pareggiare dicendo sì, ma in Serie D facciamo giocare un 2002, 2003, 2004, li obblighiamo. No, falso. Perché fanno giocare? Perché sono del 2003 e del 2004, non perché sono buoni. Esatto, perché gli serve fargli giocare. Ma la quota penso sia la più grossa contraddizione del calcio giovanile, dilettantissimo, infatti, e anche professionisti. È la più grossa contraddizione, hai ragione Giovanni, è così proprio. Perché finisci 2 anni in cui sei quota e vieni messo all'angolo come un cartone di latte scaduto e servi più. Hai fatto 2 anni credendo di poterci stare, ma li hai fatti solo perché sei di quell'età e ti serve per le quote. È un meccanismo che rischia di annodarsi su se stesso, no Giovanni? Su se stesso, sì, assolutamente sì, ma infatti secondo me ci dovrebbe essere il coraggio non soltanto di portare in Parlamento lo spalma debiti come ha chiesto lo Fito, ma una riforma ma vera propria del calcio, che parte dai vertici, che parte dalla governance, che parte da tutto quello che riguardano i vincoli, tutto quello che riguardano le società, i professionisti. Adesso hanno tolto anche i prestiti, perché i prestiti erano prestiti mascherati per obbligare le società probabilmente a farsi le squadre, no, quelle di Serie C, tipo quella che ha la Juventus, e anche quello sembrava che fosse, no, la grande, e poi dopo non l'ha seguita nessuno perché ha dei costi. Ma è logico che ogni qualsiasi cosa, cioè, ti devi fare un investimento a un costo, ma poi devi capire, ma quel, cioè uno dice il Della Park cosa l'ho fatto a fare?
perché penso di aver fatto un investimento di immobile patrimoniale, ma soprattutto perché ho la possibilità di avere in casa i miei giovani, ecco, e farmeli e crescermeli come voglio io. Ma dopo il passaggio successivo, caro Barone, caro Corso, è di farti la tua squadra di Serie C, perché se no è inutile che tu te li faccia crescere lì, se poi dopo quando arrivano in età di primavera sei costretto a mandarli all'Aglianese o alla Regina, dalle mura è nazionale. Però non gioca un minuto la maglia alla Fiorentina. E non ha mai giocato un minuto mai alla Fiorentina. Ranieri, su cui dicono di averci puntato, ci hanno puntato anche semplicemente per un discorso di lista. Le liste sono le quote. Esatto. In Serie A le liste sono come le quote in Serie D. Allora, anche secondo me c'è anche un problema di cultura generale. Io ieri ero a vedere un torneino di bambini, c'era due squadre. Una, bambini che erano il doppio di quegli altri, appeso. Poi si entra in campo e questi piccolini vincono 4-0. Sì. Perché? Eppure la squadra prestigiosa era quella di Eli Grossi. Sì, sì, certo. Poi cioè, anche, quella, anche su quella allora, selezione la squadra di piccolini è una squadra che se li sono trovati. La squadra di quelli grossi era una squadra che fa selezione. E pensa non te che situazione. Non esiste. Cioè, non posso che vedere che quelli sono selezionati. Allora, prima salutare perché? Giovanni. Perché sono alti e pesano di più. Esatto, perché hanno fisio e quindi ha più possibilità di vincere nel lungo periodo. Fai la riflessione su Amrabat, così poi chiuso il mondiale. Innanzitutto voglio sapere se questa cosa a me mi freme parecchio. Se Messi vale Diego, se lo ha superato, se ti interessa fare una contrapposizione di questo tipo. E la seconda su Amrabat, se secondo te questo, ma su Amrabat io a Giovanni non gli ero più nulla, perché non lo voglio tediare con questa roba, è stato un bel discorso, lasciamo i torni Amrabat e via, dai Amrabat, non me la sento di rompergli ancora Amrabat. Anche allora, perché mettere Messi, Maradona e Amrabat nella stessa domanda rischiamo la querela. Quindi rischiamo, la facciamo. Devo dirti che parliamo di atteggiamento, ok? Parliamo di atteggiamento. Diego era sempre dentro la partita, caratterialmente, no? Messi, hai visto, si allontana, esce fuori dalla partita e poi dopo te la decide e te la determina. Perché? Perché è più goleador di Maradona. Perché è più goleador di Maradona. Però Diego, in qualsiasi momento la partita ce l'avevi, era sempre lì, no? E io vedevo ieri sera, proprio lo volevo notare, proprio perché mi volevo gustare quello che stava succedendo, e vedevo a volte Messi che era a distanza, sembrava che la cosa non lo riguardasse, ma è probabilmente un problema di carattere, non è che sia, voglio dire, non sto discutendo, però devo dire che quando si arrivi a un punto della tua carriera come questo, dove assolutamente devi dimostrare di voler essere al pari del tuo competitor, no? Mondiale, nazionale, e riesce a fare una prestazione come quella di ieri sera, cioè essere determinante come ieri sera, signori, tanto di cappello. E ora non troppo è l'affetto che mi lega a Diego per dirle che lo ha superato, diciamo che lo ha avvicinato moltissimo e forse lo ha affiancato. E in questo come si inserisce Kylian Mbappé? Il futuro. Vabbè, ma è un fenomeno. Scusate. Mbappé è un fenomeno. Anzi, se Messi era di tanto in tanto così un po', no? Mbappé fino all'ottantesimo, fino a quando non è arrivato più il dischetto del rigore per tirare il rigore, secondo me era stato era il giocatore dei 22 ad aver toccato meno palloni. Meno palloni, sì, scritto tanti, ok? Assolutamente. Però poi dopo, rigore tirato con una grande freddezza. Il secondo gol ha cercato la cosa più difficile, perché avrebbe potuto anche stopparla quella palla, controllarla per poi tirare. Ha fatto un gol meraviglioso. Ha tirato tre rigori e ha fatto tre gol.
cosa difficilissima. Già è difficile farne uno, difficile, è difficile farne due, pensa a farne tre nella stessa partita. Se gli viene il quarto, quello alla fine, quando dalla fascia rientra dentro, si parla della tragedia di Messi e di una cosa, diventa. Io non credo a nessuno quattro gol una finale mondiale. No, ma poi in questa maniera sarebbe stato un qualcosa di clamoroso, assolutamente. No, è vero. Poi per quanto riguarda Amrabat, così concludo, l'ho già detto diverse volte. Secondo il mio punto di vista è un giocatore che per le sue caratteristiche è un giocatore importante, un giocatore forte, però nel suo contesto, il contesto di una squadra che ha una determinata mentalità, un determinato tipo di, cioè secondo me Amrabat non può giocare in tutte le squadre del mondo. Thiago Alcantara, faccio per fare un nome, no? Visto che si parla del Real Madrid, del Liverpool. Thiago Alcantara può giocare in tutte le squadre del mondo. Amrabat secondo me no. Però nelle sue caratteristiche, nel suo specifico, è sicuramente un giocatore importante. Al Tottenham potrebbe andare, per il calcio che sviluppa il Tottenham, per quello che vuole il Tottenham, giusto? Sì, ma non c'è dubbio. Quello che può, secondo me, il City di un giocatore come lui fa fatica a inserirlo, no, in un contesto. Abbiamo visto ieri sera Camavinga, che è un altro centrocampista, che ha visto, l'hanno messo a fare terzino sinistro. Il Real Madrid quando entra dentro cambia sempre. Comunque, il Real Madrid ha speso 120 milioni fra Camavinga e ora ha preso un ragazzino del 2006 a 60 milioni. Hendrik. Ora lì si parla di. Ma Hendrik. Mamma mia. Insomma, ci riavvicineremo a Fiorentina Monza. Giovanni, salutaci Messi, goditi insomma un pezzo di storia nel tuo viaggio in Argentina sentiamo grazie. Presto. Magari se porti anche qualche giocatore, noi siamo contenti. Bravo, indiali a me. Chiedo suggerimento, bravo. Prima lo faccio vedere a Leo. Bravo. Buon viaggio, bravo. Giovanni, grazie. Un abbraccio, ciao, Giovanni, ciao. Galli, che ritroveremo ad anno nuovo. Insomma, abbiamo l'ultima fascia pubblicitaria. Sì, Luca, vado in pubblicità e poi torniamo. Abbiamo scampoli di minuti, proprio pochissimo, poi stazione di sosta. Se ascolti Lady Radio, fallo sapere a tutti. Ciao, sono Franco, Corriere Fiorentino, e la mia radio è Lady Radio. Se ti chiedono che radio ascolti, sai cosa rispondere. La tua radio, Lady Radio. Per il tuo lavoro scegli i mezzi Giffy Piaggio. Rispettiamo insieme l'ecologia e superando i limiti della batteria non avremo più problemi di autonomia. Giffy Piaggio, benzina e GPL per entrare nei centri storici e non avere più problemi di ZTL. Noleggiare bene, con Giffy conviene. Non solo pane, il vero pane fatto come una volta con grani locali a chilometro zero, lievitato ed elaborato naturalmente. Da dicembre panettoni, pandori, ricciarelli, torroni, panforti, tutti prodotti artigianalmente come vuole la tradizione. Non solo pane, a Firenze in via Duccio da Boninsegna 20, via Bugiardini 17, via Pisana 986A, via Maso di Banco 3A. Siamo aperti dalle 6.30 alle 19.30. Yes, it's Christmas! Euro Edile e Arno Inerti. Forniture edili, inerti e materiali di qualità. Siamo presenti su Firenze e provincia fino in Val d'Arno. Euro Edile e Arno Inerti augurano buone feste e un prospero 2023. Che noia il Natale, non c'è mai niente di nuovo. Al Mercato Centrale c'è sempre qualcosa di nuovo. La bistecca di Gio Bastianich, la schiacciata di Parri con Luisanna Messeri, gli eventi. E quest'anno sono aperti anche il 25 dicembre. Ma chi sei, Babbo Natale? Il Mercato Centrale Firenze. La bontà è elementare. Mercatocentrale.it. Perché da Magù ci chiamano maniaci del gusto? Perché il nostro menù è un'esplosione dei sapori più autentici della tradizione italiana. Riscopri le eccellenze del nostro territorio. Vieni a trovarci per un pranzo veloce, una squisita pizza o un hamburger o persino un drink dopo cena. 055 58 58 58 o vai su magù.it. Tro
buoni sotto costo fino al 24 dicembre e continua. Compri due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Regolamento nei punti vendita. Troni, convenienza senza paragoni. Radio Viola. In realtà le andavo di lusso a Messi. Se vince la Francia viene ricordato per il gol del 2-2 preso. Ciao. La fiducia da parte dei bravi giocatori bisogna anche guadagnarsela. Una società non valgono solo i soldini, ovvero valgono anche i soldini, però è importante anche la prospettiva, l'ambizione, il progetto che una squadra ha. E tutto questo ovviamente la Fiorentina ancora se lo deve guadagnare. Un saluto, Max Novoli. Ciao ragazzi, concordo con quanto sta dicendo Giovanni, a parte c'è da solamente ascoltarlo quando parla Galli di calcio. Andrebbe messo una regola, ma dalla prima categoria, dalla seconda categoria ci deve essere minimo per forza 6 italiani, 7, 8 in rosa e fissi 4 in campo, 5 in campo, che se no noi il mondiale si ricevono nel 2000 mai. Buonasera, il Chicca. Per questo io condivido la vostra cosa, e invece di spendere soldi per uno come Boga, faccio salire Di Stefano, che mi sembra un bel giocatore. Ciao a tutti e forza Viola. Parlare della Francia vuol dire parlare dei centri di formazione francese, che comunque ci siamo da oltre 50 anni, anche 60. Ho avuto la fortuna personalmente di visitare molti dei centri di formazione in Francia, Sochaux, Auxerre e altri, dove se uno va dentro si rende conto che legge di calcio a livello giovanile. Certi formazione non ha fatto anche dei danni, ma i settori giovanili francesi sono avanti a noi 50 anni, lo voglio dire, per io non mi stavo simpatici i francesi. Ciao Stefano. Eccoci qua. Mi piace questa testimonianza di Stefano, sì. Che ha toccato con mano, sa, e quindi quando uno interviene per parlare di una cosa che conosce, a me fa sempre piacere ascoltare la testimonianza, e in effetti si vede, perché quella della Francia che ha giocato ieri è la punta di un iceberg clamoroso, perché la Ligue 1 è un campionato in cui dove vai c'è talento. Bene, poi ora devo dire che gli è andata bene a Messi, sì, è anche relativo. Però, no, in realtà sì, no, perché però, davvero se la perde quel secondo gol in cui lui ha perso palla, e poi magari a quel punto oggi ci sarebbe Mbappé. Ah, Mbappé manda in pensione Messi. Sì, sì, certo, sarebbe i titoli, anche certo, se Messi ha fatto un mondiale in cui ha segnato praticamente sempre. Mi sembra che si sia sforato. Siamo in chiusura. Però in chiusura. Vedi, questa storia del mondiale d'inverno, alla fine non c'è dispiaciuta. Non è un film in bianco e nero. Detto questo, guardando gli argentini nudi a esultare, mi è venuto in mente che per loro il mondiale d'estate è un'eccezione, e che il mondiale d'inverno ci fu proprio in Argentina nel 78. Lì per loro era inverno vero, però esatto, era inverno vero sotto tutti i punti di vista, non solo climatico, bravo. Ma si anche va via. Politica. Allora, solo. Alle 15:15 c'è una grande live di Viola Fan, sì. Che torna praticamente quotidianamente. Alle 18 le bombe delle 6 non fanno. E poi non perdetevi l'appuntamento con Archivi Polverosi nel pomeriggio, Lady Radio e con tutta l'altra programmazione. Quindi è stato all'ascolto. Grazie Luca Paradisi, grazie Leonardo Petri, ciao da Duccio Mazzoni. Ciao a tutti. Stazione di sosta, la rubrica di Claudio Nassi. Sono alla 999esima puntata di Stazione di sosta. Ho cercato di portare l'esperienza maturata in questi pezzurli, tanto in considerazione, tenuto in considerazione anche l'ultimo dei tifosi, se diceva la cosa giusta. E giornalisti stimati che cercavo spesso per sapere dove sbagliavo. Ero selettivo al massimo, i tecnici avevano le loro idee, ho sempre ascoltato, poche volte condiviso. Vedevano il loro calcio, non tutti, certamente molti. L'opera di convincimento a volte dava risultati, altre no. Il compito è sempre stato quello di ridurre la percentuale di errore.
forte dei consigli di tanti personaggi, mi sono avventurato in critiche talvolta dure. Non ho mai accettato chi riteneva di inventare quello che era stato inventato. La premessa per parlare dell'inchiesta sui vivai di Salvo sul settimanale della Rosa Sport Week, coi giudizi di Viscidi, Picci, Di Biagio, Filippo Galli, Guidi, Vergine, Lietti, Fusco e David Enzi. Imparo dal primo che i nostri calciatori fanno poca pratica e quella poca li appiattisce perché manca tutta la parte individuale. Mi cadono le braccia. Non è il responsabile del settore. Eppure il gioco è semplice, come insegnava Bella Gutmann, tecnico del Benfica. Quando sei in possesso della palla, smarcati. Quando ce l'hanno gli altri, marca. Il calcio è tutto qui. A livello giovanile, ancora più semplice. Se si gioca con i piedi, si dovrebbe usare in tutta la loro estensione, interno, collo, esterno. Se poi andiamo per esclusione solo gioventù, velocità, talento e fare gol, non si possono imparare. A conferma Fusco dice: nei vivai avremo bisogno di maestri più che di allenatori. Il vecchio muro migliora, gli allenamenti individuali migliorano. Per la prima volta sento parlare di muro, un tempo indispensabile, come le forche, che un presidente tra più preparati chiese cosa fossero. Stavolta, grazie a Fusco, Filippo Galli e David End, ex team manager dell'Ajax, si è parlato di calcio. Al Barça, dice Fusco, il motto è un niño, una pelota, un bambino, un pallone. All'Ajax invece, alla base della loro filosofia, restano tecnica, velocità, visione di gioco e personalità. Il 75% del lavoro è con la palla e in palestra si curano soprattutto esercizi per la stabilità, il bilanciamento e la coordinazione. I pesi, senza esagerare, l'agilità è più importante della forza. Tutto semplice, quasi scontato. Peccato da noi non sia così. Ricordo che si possono leggere articoli di Stazione di Sosta sul sito www.cadenassi.com. A venerdì. Stazione di Sosta, la rubrica di Claudio Nassi. Radio Viola, il GR sportivo di Lady Radio.